Eccoci qua ancora, buongiorno, 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 siamo rientrati, siamo in onda, come state, come va, cosa state facendo, come sempre vi lasciamo il nostro numero SMS e WhatsApp qui sotto per interagire con noi. Oggi continuiamo a parlare di curiosità, ma soprattutto di personaggi veronesi, perché lo sappiamo che a Verona abbiamo tanti bei personaggi e abbiamo ospite qua con noi, gli diamo il benvenuto, eccolo qui, Giuliano Brentegani. Ciao Giuliano. Ciao Len. Ciao, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per avermi invitato. E a tutto lo staff. Grazie, grazie davvero. Come stai? Bene, dai, bene. Bene. Insomma, quest'anno com'è andata? È stato un buon anno? Quest'anno è stato un anno interessante. Visto che ormai siamo alla fine dell'anno. Siamo alla fine, se facciamo un bilancio è andata bene. Oh, dai, insomma, a confronto agli anni precedenti, quest'anno possiamo essere... Finalmente si comincia a tornare alla normalità. Già, già. Giuliano, allora, vediamo noi. Curiosità, raccontami un po' di te. Scrittore, poi tra un po' parleremo di tutti i tuoi libri, del tuo nuovo libro, veramente okay. Un sacco di cose. Sono curioso, farei un minimo di storia, andiamo dietro. Come ti è arrivata l'idea dei libri, della passione per i libri e poi della scrittura per dei libri? Prego. Allora, io intanto posso dire che sono bibliotecario, sì? E come dico alla presentazione mi definisco bibliotecario di professione e scrittore per passione. Ah, bello questo, applausi regia, applausi, bella questa. Diciamo che sono sempre stato in mezzo ai libri, anche da ragazzino, perché scrivevo le storie dei miei giochi preferiti, quando a scuola c'era il tema facevo festa. Bello. Sì, veramente. Non è da tutti, eh. Non è da tutti. Poi crescendo mi sono appassionato al mondo delle automobili, ho cominciato a scrivere su riviste del settore. Ah. Però a un certo punto sentivo che mancava qualcosa di mio. Sì. Io avevo una storia in testa. E insomma nel 2019 mi sono deciso e ho tirato fuori dal cassetto un romanzo che avevo in mente da parecchio tempo. Beh, come si intitola? Allora, il primo romanzo si intitola La settima donna. Ce l'abbiamo da far vedere, vediamo. Sì. Organizzatissimo, vediamo. Oh! Eccolo qui. Alla faccia del romanzo, cioè un certo libro questo, eh. Cioè è bello anche spesso. È un bel libricino, dai. Come è stato scrivere il tuo primo libro? Allora, anche personalmente, cioè l'emozione, com'è stato? Puoi raccontarlo. L'emozione è stata grande, è stata molto forte, anche perché è un libro, eccolo qui, è un libro molto particolare perché intreccia eventi realmente accaduti con la fiction. Ah. Quindi ho dovuto studiare gli eventi storici e mescolarli con la storia raccontata, insomma, certo. Delle avventure della protagonista. È una storia particolare perché tutto parte da un processo per stregoneria nel 1629, wow. Fino ad arrivare ai giorni nostri, intrecciando le vite appunto di sette donne. Quindi bellissimo, cioè tosto, eh? Ecco, qua vediamo penso la presentazione, questa corretto? Questa è la presentazione ufficiale alla Biblioteca Civica poco prima del Covid, che poi hanno chiuso bello, tutto. Bello, certo, certo, certo. Beh, curioso anche questa, insomma, una storia... tosta, come fanno insomma intrecci eccetera. Qua abbiamo anche una foto, eccoci qua, guardate qua, 3, 2, 1, Ale, eccola qua. Oh. Questa è un'altra storia particolare, raccontamela. Allora, lei è Claudia Marchiori, un'attrice emergente che ormai sta facendo parecchie cose per la Rai, anche per il cinema, e siccome è uguale al mio protagonista, io l'ho contattata molto umilmente su Instagram e ho detto: Claudia, io vorrei donarti il libro, te lo posso spedire. È stata gentilissima. Bello. Mi ha dato subito all'inizio lo spedito il libro e dopo mi ha mandato la foto con il libro. Bellissimo, che curiosissima questa cosa. Sì, eh. Sì, sì. Bello, bello, bene, bene, bene. Allora, poi so che c'è ancora un altro libro, ma ne parleremo tra un po', però sì. Arriverei direttamente ad oggi. Okay. Raccontami, è uscito il tuo nuovo libro, sì. Quest'anno, e andiamo subito a vederlo. Il titolo, ecco, il titolo è Lofoten, diario di bordo. Oh, qua c'è tanto da raccontare, cioè anche di là, però nel senso qua, certo. Tanto da raccontare. Poi insomma, ecco, grazie alla regia che ci passano queste immagini, per notare anche la copertina, cioè la scelta della copertina, svelami un po' qualcosa. Allora, la copertina, non troppo spoiler, il giusto, no. È il giusto, è il giusto. La copertina l'ho fatta io, nel wow. Senso che la foto è una foto dell'aurora boreale che ho scattato io quando ho fatto il viaggio oltre il circolo, no, polare artico. Bellissimo questa cosa. Quindi l'hai proprio tua, cioè originalissima. È mia, esatto. Non l'hai scelta tu, l'hai fatta. L'ho fatta. Infatti, a differenza del primo libro che mi ero affidato un grafico, per certo. Il secondo e per l'ultimo mi sono un po' arrabattato, perché per lavoro mi occupo un po' anche di grafica e mi è wow. Servito anche per la passione, ecco. Bellissimo questo aneddoto. E dicevamo, allora, raccontami un po' di questo libro. Allora, Lofoten, diario di bordo, nasce per la mia passione per la Norvegia. Ok. E dopo tanti anni che meditavo questo viaggio, sono finalmente riuscito ad andare nel 2019. Il mio intento era vedere l'aurora boreale e l'ho vista 3 volte. Wow. E non potevo non raccontare certo. Questa esperienza, che poi mi è servita, perché del libro che parleremo magari
più avanti, nel secondo romanzo, è ambientato proprio in questi luoghi. Quindi insomma, oltre a scattare la foto come dicevamo, c'è anche questa bellissima storia che però di che cosa tratta? Allora, sempre non troppo spoiler, se no. Esatto, è un thriller, un thriller nordico appunto, perché si svolge oltre il circolo polare artico e succedono delle morti, diciamo così, accidentali. Ma saranno accidentali oppure no? E abbiamo un ostinato ispettore che comincia a indagare, e la sua sarà una battaglia contro mulini a vento, trascinando anche la sua fidanzata in un vortice di eventi, insomma, inaspettati. Curioso. Io dico sempre che quella sottile differenza tra bene e male, insomma, magari potrà anche andare a confondersi alla fine. Ora già ne ho messo una curiosità pazzesca, quindi veramente applausi, Giuliano, veramente applausi. E soprattutto adesso la domanda, no, così c'è proprio, non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma come, quando, in che modo ti viene in mente la scrittura del libro? Giorno, notte, sera? Allora, purtroppo viene quasi sempre di notte. Fatalità. Esatto. Io i primi tempi dormivo sul comodino con un quadernetto per gli appunti. Mia moglie dorme tanto, non se ne accorge nemmeno, io scrivo. Quindi di notte. Quasi sempre di notte. Oppure può accadere anche per cose normali, per dire la copertina del secondo, che magari la faccio vedere. Parliamo anche del tuo secondo libro, eccolo qua, vediamo. Il rumore delle pietre bagnate. Wow. Mi è venuto in mente tornando a casa da lavoro. Io passo dal cimitero monumentale di Verona. Sì. Una giornata piovigginosa. E a un certo punto sento un rumore strano, abbasso l'ombrello ed è proprio il ticchettare della pioggia sui sassolini. E mi è venuto in mente quindi anche il titolo, il rumore delle pietre bagnate. E ho visto anche questa foto di questa ragazza sepolta, insomma, me la sono immaginata. Diciamo che tanta immaginazione, tanta roba, complimenti. Grazie, complimenti. Grazie. Ma insomma, questo lavoro e passione che ormai sono uniti, ed è questo il bello, di uno quando può fare della propria chiamiamola passione, di farne un lavoro, una cosa di vita, certo. E oltre il lavoro c'è proprio una questione di vita, come dicevamo, non c'è giorno, non c'è notte, c'è quel momento lì, è lì. E ad esempio, domanda così, qual è, il genere l'abbiamo capito, però quanti libri hai letto di che genere? Qual è un genere che magari chiaramente ti è piaciuto un po' meno, ma ti ha messo curiosità comunque e ti ha dato ispirazione, se c'è? Certo, allora io sono appassionatissimo di gialli e thriller, perché reputo Agatha Christie la mia autentica musa ispiratrice. Certo. Consiglio a tutti di leggere 10 piccoli indiani, che è un capolavoro. E poi mi sono appassionato agli scrittori thriller scandinavi, in particolare i norvegesi Geir Tangen e Frode Granus, che hanno una penna veramente sottile e tagliente. Quindi quello che mi piace leggere è poi anche quello che alla fine scrivo, ecco. Certo, beh, insomma, tanta roba, non c'è da dire, tanta roba, complimenti. Esatto. Dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, i miei libri si possono trovare ovviamente online, su Amazon e su tutti i principali store. Certo. I romanzi in forma cartacea ed ebook. E la guida turistica invece, il racconto di viaggio, solo in formato cartaceo, per scelta proprio. Poi ovviamente si possono ordinare nelle librerie. Certo. Ma la cosa più bella è che se uno vuole, mi dice: Giuliano, vorrei il tuo libro. Quindi mi contatta e io o glielo spedisco, o se abita a Verona magari ci si vede, e glielo porto con dedica personalizzata. Speciale, davvero grazie Giuliano, grazie davvero, ma soprattutto mi permetto di dire, lo dico un po' spesso questa cosa e non mi stancherò mai di dirla, se posso permettermi, l'artista, libri, musica, qualsiasi genere, continuate a stampare il cartaceo, no? Perché è vero che questo mondo digitale è bellissimo, ed è vero, perché si va avanti e siamo in una nuova era, certo. Però ricordiamo sempre che il libro, il disco, il CD, anche se non viene più ascoltato perché sono altre epoche, però la collezione rimane sempre, esatto. Quindi toccare con mano è sempre... Io li ascolto sempre, di Udi, bravo. grande, grazie mille per essere stato oggi con noi. Grazie a te. L'ultima parola, i 10-15 secondi, quello che vuoi per fare gli auguri di buone feste, buon Natale agli amici a casa. Giuliano, prego. Allora, io auguro a tutti buone feste. Se volete fare un regalo, fate un regalo di cultura, miei libri e anche quelli di tutti gli autori emergenti, perché è molto importante. Leggete i libri di autori emergenti e poi lasciate anche una recensione, che è molto importante per noi, perché più recensioni ci sono, più possibilità abbiamo
di emergere. Già, già, vero, verissimo, verissimo. Grazie davvero per quello che fai. Grazie a te. E che continui a fare. E poi ovviamente so che ci sono già delle news. Quando usciranno, torna a trovarci. Segna già segnato. Grazie. Va bene. Mille. Grazie di cuore, grazie Giuliano, grazie, grazie, grazie. Grazie. Evviva, grazie al nostro ospite. Andiamo avanti con la musica. Nel frattempo, se vi siete collegati soltanto ora per puro caso, per rivedervi la puntata, radioadige.tv. Andiamo avanti con la musica. A tra poco.